ucciso da un uomo che dopo avergli sparato è fuggito via. Liquidato. Come in un'esecuzione. Due colpi, uno sul collo a bruciapelo, il secondo gli ha frantumato il cuore mentre si trovava già a terra. Ci troviamo su una stradina di collina nella provincia di Pesaro Urbino. L'ha puntato Alessandro Giorgioni, di 36 anni, è morto come un cane, in un giorno normale durante un normale servizio di controllo. È stato ucciso davanti a un bar trattoria in mezzo alla vallata. Quella che state ascoltando è una storia di cronaca nera realmente accaduta che ci riporta indietro con le lancette all'estate del 2004. Il 2004 è l'anno in cui viene ritrovato senza vita il corpo di Marco Pantani. Le connessioni a internet si affacciano sui telefonini. Nelle TV italiane si prendono la scena Costantino Vitaliano e Loredana Lecciso. Roberto Baggio appende le scarpette al chiodo. Michael Schumacher vince il suo quinto titolo mondiale consecutivo. Alle presidenziali degli Stati Uniti George W. Bush sconfigge John Kerry, mentre una cellula terroristica affiliata ad Al-Qaeda sconvolge Madrid con una serie di attentati ai treni. Quella che voglio raccontarvi io però è una storia a noi molto più vicina. Mi chiamo Enzo Beretta e sono un giornalista di Cronaca Nera. State ascoltando Alibi, la mia rubrica podcast. Mettetevi comodi, perché sta per iniziare la prima puntata di una miniserie sugli ultimi 10 giorni di vita di un fuorilegge italiano. Luciano Liboni, da tutti conosciuto come il Lupo. Le colonne sonore e la post-produzione di questo lavoro sono state curate da Richiere. Poche case, le mucche al pascolo. Pereto è una frazioncina sperduta del Montefeltro tra le Marche, l'Umbria e la Romagna. La mattina del 22 luglio 2004 l'appuntato Alessandro Giorgioni sale sulla vecchia 1 blu per un servizio di osservazione. Un carabiniere di quartiere applicato alla montagna. La Fiat si ferma a Pereto, uno dei tragitti previsti dal servizio, e accosta davanti alla porta a vetri del bar trattoria Ciccioni. È passato da poco mezzogiorno quando entra nel locale. Un bancone, 4 tavolini, un telefono a gettoni nella cabina all'angolo. Gabriella è la moglie del titolare. Si china per caricare la lavastoviglie. Agguanta il piattino di ceramica e un cucchiaino li poggia sul bancone. Un gesto quasi istintivo alla vista del militare che pianta il gomito sul marmo mentre lo sguardo preoccupato della donna insiste sulla cabina. Al termine di una lunga chiamata esce fuori dalla scatola di metallo uno sconosciuto sui 50, un po' arruffato, l'aria torba, trasandata. Il volto è butterato e ha una frattura al naso. La mano destra è fasciata, la maglietta verde di cotone invece è sudata. Emana l'odore di chi si lava poco. «Buongiorno», gli fa il carabiniere. «Per cortesia potrebbe farmi vedere i suoi documenti?» Un controllo di routine. L'ho già fatto centinaia di volte a Sant'Agata e prima ancora a Nuova Feltre e Mercato Saraceno. Quello non fa una piega. «Dice documenti?» «Ah, certamente, glieli mostro subito. Però deve seguirmi fuori perché ce li ho nella moto che è parcheggiata qui davanti.» Giorgioni, 1,83 m, lo segue. Neanche sospetta l'agguato perché quell'uomo senta spirito di collaborazione. Una volta in strada il motociclista si volta di scatto e lo cintura con un braccio da dietro. Estrae la pistola, una calibro 38 special, gliela punta al lato del collo e preme il grilletto. Un colpo a bruciapelo, alla parte sinistra della gola. Subito un altro, al petto, esploso quando il militare si accascia a terra. Un cacciatore del borgo avverte 2 colpi in lontananza e li scambia per fucilate che il fratello tira contro una volpe. Il primo colpo non tocca organi vitali. Il secondo, per la precisione millimetrica, però sembra l'opera di un vero killer. La firma di un uomo pronto a tutto. Giorgioni muore sul colpo. Il suo cuore è ridotto in frammenti. Il corpo in una posa scomposta tra le ombre e i colori. È stato ucciso con 2 colpi di pistola a distanza ravvicinata Alessandro Giorgioni, l'appuntato dei carabinieri di 36 anni, freddato questa mattina nel corso di quello che era apparso inizialmente come un normale controllo a Pereto di Sant'Agata Feltrea. Secondo una ricostruzione non confermata, nel bar della piccola frazione è entrato intorno a mezzogiorno un uomo, sembra ubriaco. La titolare del bar allarmata avrebbe chiamato i carabinieri e Giorgioni sarebbe arrivato solo. Ha fermato l'uomo sulla porta, questo ha estratto la pistola e ha esploso 2 colpi al torace e alla gola dell'appuntato, che è morto sul colpo. Gli esperti di balistica notano intorno al foro d'entrata del proiettile sul collo di Giorgioni l'alone di affumicatura tipico dei colpi sparati a bruciapelo. Il militare l'ha accompagnato all'esterno posizionandosi alle spalle dello sconosciuto, così come si fa per garantire la propria sicurezza e la propria incolumità, e all'uscita del locale l'uomo con una mossa repentina fulminea si è voltato e nonostante la reazione
del militare che cercava di evitare appunto il peggio, lo ha colpito mortalmente con una colpita armata a fuoco, al torace e alla gola. L'omicida, arrivato in paese su una moto Yamaha, si dilegua imboccando i tornanti delle balse in direzione della superstrada E45, dalla quale si possono raggiungere sia l'Umbria che la Romagna. Qualcuno sente ronzare l'enduro, che prende per Sant'Agata e poi per chissà dove. Un camionista sostiene di aver visto scendere quella moto agile e potente da una strada ancor più secondaria di quella del delitto, ma senza fretta. Sul luogo del crimine arrivano tanti colleghi commossi. Posti di blocco e ricerche vengono attivati in tutta la zona subito dopo l'omicidio. Alle Perugia Bettolle per le ricerche che vedono mobilitati anche uomini e mezzi del corpo forestale dello Stato, viene impiegato anche un elicottero dei carabinieri che per l'intera giornata ha pattugliato casolari e boschi dell'Alto Tevere, dove il pericoloso bandito potrebbe aver trovato rifugio. La moglie della vittima si chiama Simona Cola. Lavora in una gelateria di Nuova Feltria, a pochi chilometri da Sant'Agata, ma quel giorno, quando apprende la drammatica notizia, è a casa, a riposo, con il loro bambino di 4 anni. Il piccolo si chiama Leonardo. L'appuntato Giorgioni era originario di Grosseto. Il padre è un maresciallo dell'arma in pensione. Anche il fratello è un carabiniere ed è rientrato da poco da Nassiria. Alessandro, la vittima, era da più di 10 anni tra queste colline. Me l'hanno ucciso, me l'hanno ucciso. Sono le poche parole disperate che riesce a pronunciare la giovane vedova quando i generali Ballino e Reo vanno a trovarla per portarle il commosso cordoglio dell'arma. Mi diceva sempre dare la vita per voi, ma adesso la vita non è più sua. Le più alte cariche dello Stato tributano gli onori all'appuntato ucciso. A Simone e al piccolo Leonardo arriva il messaggio del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che esprime il suo profondo dolore, e dei ministri Pisano e Martino. Nuova Feltria si ferma. Da queste parti non si era mai verificato un fatto così grave. La piccola chiesa di San Pietro contiene a stento la gente, lo strazio della famiglia, degli amici, dei colleghi carabinieri e delle persone incredule di fronte a un'esecuzione agghiacciante e incomprensibile. Tanti cittadini partecipano al dolore collettivo in questo piccolo centro. Il dolore diventa il dolore di tutti. Il feretro viene accolto dal picchetto d'onore dei carabinieri alla presenza del comandante generale dell'arma Luciano Gottardo. Le esequie vengono celebrate dall'ordinario militare d'Italia, Monsignor Angelo Bagnasco, e dal vescovo della diocesi di San Marino Montefeltro, Paolo Rabitti, che invita l'omicida a ravvedersi. Leonardo è un bambino vispo, capelli castani, molto somigliante al padre. L'ometto commuove tutti ai funerali di Stato quando piange e protende le manine verso la bara avvolta nel tricolore che contiene il suo papà. Leonardo fa anche il saluto militare con una caramella in bocca. Poi si mette a giocare con un gagliardetto e uno spadino ricevuto in dono da uno di quei tanti signori in divisa che a stento trattiene le lacrime. La trattoria Ciccioni di Pereto oggi è chiusa, sprangata. A Sant'Agata e Nuova Feltria, all'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Alessandro Giorgioni, 36 anni, avvenuto davanti all'ingresso del locale ieri intorno a mezzogiorno, è vissuto come un lutto collettivo. Giorgioni viveva con la famiglia in una piccola comunità in cui tutti si conoscono. Nuova Feltria è un paese sotto shock. In paese il pensiero è comune. Chi ha ammazzato Alessandro è venuto da fuori. È qualcuno di passaggio. Qui non esiste delinquenza, non c'è gente così. La donna che sentite è la titolare della tabaccheria centrale del borgo. Si veniva quasi tutti i giorni a prendere il giornale col suo bambino. Era sconvolto perché non muoveva un ragazzo che si conosceva. Era come uno di famiglia. Siamo proprio sconvolti. Si prendono le impronte digitali sulla pulsantiera del telefono fisso del bar. Vengono ordinati e tabulati della chiamata. Sono questi gli elementi principali di cui dispongono gli inquirenti per risolvere l'efferato omicidio. Il numero chiamato al telefono potrebbe chiarire alcuni punti oscuri. Se quella telefonata ha lasciato traccia nei tabulati Telecom, è probabilmente la pista più consistente per gli inquirenti. Ci sono molte cose strane in questa strana storia. Che ci faceva quel vagabondo in un paesino del Montefeltro in sella a una moto da cross? E dove era diretto? I dubbi restano, insieme alle battute ad ampio raggio e ai posti di blocco. A Sant'Agata arrivano gli investigatori da Perugia con alcune foto segnaletiche. Fanno domande.
Dal racconto e dal riconoscimento nelle foto l'identificazione è immediata. La titolare del bar di Pereto e un cliente, i testimoni, annuiscono. Sì, sembra quello che era qui, quel mascalzone che ha sparato, ha questa faccia butterata. Tra i borghi e i castelli si cerca un pluripregiudicato umbro, Luciano Liboni, 47 anni, fedina penale di primo ordine, latitante dal 2002. Lo chiamano il lupo.